L'istruzione è motore di sviluppo e innovazione, un ascensore sociale per i capaci e meritevoli, è sancito dall'articolo 34 della Costituzione. Perché ciò si traduca in concreto, vi è bisogno di elevare la qualità diffusa del nostro sistema di istruzione. È fondamentale puntare sul rafforzamento delle competenze del personale scolastico per il futuro dei nostri studenti e delle nostre studentesse, e dunque per lo sviluppo del Paese. Proprio muovendo da quest'ordine di idee abbiamo messo in moto la macchina concorsuale, ferma da troppo tempo. Ben 78.000 posti per nuovi insegnanti sono stati messi a bando già nel mese di aprile 2020. Come sa, avrei voluto che le prove concorsuali si svolgessero anche prima, ma ci siamo quasi. Il prossimo 22 ottobre avrà inizio il concorso straordinario per 32.000 posti e si continuerà in modo scaglionato fino a metà novembre. Sono infatti oltre 64.000 le domande di partecipazione per questa procedura. Nelle scorse settimane il Ministero si è impegnato a reperire il numero di postazioni, oltre 20.000 su tutto il territorio nazionale, per una media di meno di 10 candidati per aula, necessari a garantire il distanziamento dei candidati per evitare pericoli legati all'epidemia di Covid-19. Sempre per assicurare lo svolgimento del concorso in assoluta sicurezza, nei prossimi giorni sarà emanato anche uno specifico protocollo, sulla base di quanto già previsto dai protocolli di sicurezza adottati ai fini della regolamentazione dello svolgimento dei concorsi di tutta la pubblica amministrazione. Si svolgeranno due turni al giorno, uno antimeridiano e uno pomeridiano. In questo modo non ci saranno scuole chiuse e ore di lezione perse. Grazie alla distribuzione territoriale, alla scansione temporale delle prove e a un'accurata e precisa organizzazione, non ci sarà alcuna forma di assembramento o concentrazione di candidati, a dispetto di quanto qualcuno possa affermare. La prova scritta è informatizzata, viene superata con il punteggio minimo di 7 decimi o equivalente. Si distingue per classe di concorso e tipologia di posto e la sua durata è di 150 minuti. Il concorso straordinario è solo la prima delle procedure selettive che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi, subito dopo la conclusione delle prove predette, si terranno anche il concorso ordinario per l'infanzia e la primaria e il concorso ordinario per la secondaria di primo e di secondo grado. Onorevole, questo esecutivo ha assunto un impegno preciso: ridurre il precariato nella scuola, garantendo la continuità didattica attraverso concorsi regolari e selettivi. Stiamo semplicemente tenendo fede alla parola data. Grazie.